Domani ci avrai esami, mi raccomando, non agitarti, anche perché tu le cose già le sai, ho visto che sei molto preparato, un po' meno sui parcheggi e anche un po' meno sul motore. Vai sereno che andrà tutto bene e spacca tutto. Ciao, un bacione papà. Ma come fa uno ad andare a letto sereno dopo che si riceve un vocale del genere? Cioè, papà, io son sicuro che il tuo intento era quello di trasmettermi un po' di conforto e mettermi a mio agio, solo che questo tuo vocale ha scaturito l'opposto, perché infatti ho passato tutta la notte a ripassare e a segnarmi tutte le cose legate ai vari segnali, croci, obblighi e limiti, mentre da quest'altra parte invece mi sono segnato tutte le cose sul motore, e quando dico tutte intendo proprio tutte. Da questa parte abbiamo una piccola panoramica sul cofano, un approfondimento sul motore e sul suo funzionamento, e di qua tutta la parte legata alle spie, il cruscotto e i vari segnali, obblighi, precedenze, divieti e quant'altro. Visto il curriculum, tra virgolette, che mi sono fatto questi anni, sicuramente vi sareste immaginati una notte piena di esami un po' più goliardica, però non mi sento e non è momento. Diciamo che ci tengo parecchio a questo esame, anche perché sono iscritto alla scuola guida da ormai più di un anno. Mi ero iscritto infatti a inizio 2020, quando Locauto mi prese come ambassador per la loro campagna Locauto Young, che è appunto un servizio che consente anche ai neopatentati di noleggiare le macchine. Da lì ho iniziato a studiare, mi sono fatto dare una mano anche da qualche mio amico su qualche lacuna che avevo sul discorso dei vigili. Posso passare di qua? Sì, ma facciamo un'altra simulazione. Io macchina, brum brum, passo. No, mi passi sopra. Ho continuato a fare una marea di test e poi ho fissato l'esame, che poi con l'arrivo del Covid è stato rimandato diverse volte fino al 21 giugno. Vai, anche tu vai là. Dove si legge? Ah, dove hai le foto? Qua. In fondo. Ah. No, hai letto? Sì. Okay. Grazie. La macchina che urliamo. E lì, pulito, pulito. Dovrei prendermi un Apple Watch per monitorare tipo il mio cuore, mettere tipo in questi momenti tipo la linea dritta del cuore che si ferma e che cazzo ho fatto? E pulito, non ho vinto, sono passato con un errore e ho preso il foglio rosa, che adesso sono due. Situazione meschina questa qua, perché da una parte sto pezzando mentre dall'altra sto morendo di freddo. Bene, il livello dell'ansia è già prima era alto, adesso ragazzi è veramente ai massimi, specialmente dopo questa cosa. Non so, tanti ad esempio hanno più ansia per il teorico che per il pratico. Io sarà che sono consapevole di avere alcune lacune sulla parte pratica, però insomma la pressione è alta. Questo è un po' anche perché io dopo che ho preso il foglio rosa e iniziato a guidare mi sono accorto di non saper guidare. Ascoltami, se così gli vai addosso, a uno dei due vai addosso. Perché stai entrando con la macchina storta. Ho fatto un sacco di guide, sia con mio padre che con la scuola guida, e nonostante le tantissime guide, comunque ancora oggi ho parecchie lacune. O meglio, ne ho una, i parcheggi. Perché per il resto sono molto responsabile e sono molto bravo. Però i parcheggi sono roba che non sono ancora riuscito a farmi entrare in testa. E grazie papà, perché l'avermelo sottolineato nel tuo vocale di ieri sera mi ha fatto passare una bellissima serata. Mo' le cose su due: o mi riposo un paio d'orette e non saranno mai un paio d'orette perché dormirò fino a domani, mi perderò l'esame, già lo so, oppure quello che andrò a fare adesso è andare a ripassare per bene anche i parcheggi, dato che l'esame poi è su quello. Non penso che mi chiederanno mai il funzionamento dei quattro tempi di un motore, è giusto saperlo, però non penso che me lo chiederanno mai. Mi vuole adesso un po' rompere i coglioni e svegliare la persona che in realtà in questi anni mi ha sopportato e supportato di più in questo problema, però forse l'ultima volta. Il fatto che non ci stia rispondendo può sembrare un problema, ma so che è a Milano, quindi pazienza. Se Maometto non vado alla montagna, sarà allora la montagna ad andare da Maometto. Questa persona, amici, è Gigi, il mio manager. Ho due belle notizie, una bella e una brutta. La brutta è che tra 5 euro un esame
La bella è che se lo passo, ho passato l'esame, sono stanco, non ce la faccio già più, mi manca solo una cosa da ripassare, di parcheggio. Ah, quindi tu dici, una botta di qua, una botta di là, impariamo, stamattina, impariamo. Io vengo con te? Eh? Ho più guidato da solo. Ma tu mi devi insegnare a fare i parcheggi. Porco. Ma la pichetta che mi cinture. Delicato. Ma delicato vuol dire che vieni sul piano, non che fai di botto. Mi sta salendo l'ansia. Costa qua a sinistra. E dietro la Peugeot rossa parcheggio S. Quello che ho imparato è che idealmente il parcheggio S si fa sempre partendo. Specchietto specchietto. Bravissimo. Si gira tutto lo starso prima di andare indietro. Si guarda sempre indietro. Bravo. E si chiude il parcheggio. Ah, il parcheggio è questo. Mi imbarazzo. Perché il parcheggio è? Ma come stai facendo? Non mettermi più ansia. Ma ho capito, ma, non, ma questo non è un parcheggio. Quanti tentativi hai all'esame? Uno. Vado? Ci passo? No. Ce ne sono un po' di minchia, ok. C'è spazio per uscire. È tutto. C'è posto anche per un motorino. Ok, appunto. Ci sta pure la Smart qua in mezzo. Questo è un bel parcheggio. Che bello! È il mio primo parcheggio! Il mio primo parcheggio! Serio? A 3 ore dall'esame! Con la scuola guida avrei dovuto fare una lezione di 2 ore solo sui parcheggi. Hai detto parcheggio? Eccolo! Questo parcheggio è salita, Ma se me lo dici così vuol dire che è una sfida! Non è una sfida, devi evitare di spaccare la macchina, è troppo vicino! Ma che dici? Non siamo a cazzo! Che dici? Ma che dici? Però l'idea c'era? Adesso? No, devi uscire come sei entrato, se era dritto. La prendi, devi andare dritto. La prendi, vai dritto. Cazzo. Ah, zio, vai. Ok, ed esci così come sei entrato. Perfetto. Minchia. Che sudata. Promosso. Però. Che sudata. Promosso. Questo era pure complicato. Offrimi il caffè, va. Guarda come sono vestito. Però sono molto contento perché adesso vado lì che sono molto più sereno, rilassato e consapevole di saper fare sia le immersioni di parcheggio S che ad L, anche in discesa. Meno 5 minuti all'esame. C'è una cosa che io mi rettavo un po' nascosto, ovvero il fatto che, e questo giustifica anche il perché di tutta questa ansia, io questa scena l'ho già vissuta una volta, solo che appunto, come avrete immaginato, non è andato benissimo. Tu hai la troppo dritta più in là. Sì, sono tornato a casa con altro video da fare, già ho fatto, quindi ad oggi mi sento molto più preparato, però questo, però dai, adesso andremo in zona motorizzazione, da lì faremo un giretto. Speriamo. Nome e cognome. Laurini Tudor. Nato il 10 maggio 1997. Posso? Buongiorno, certo. Raga, vorrei farvi vedere il lago che c'ho sotto là, l'ascella, altro che Frank Matanallella. So che è una cosa che la maggior parte di voi che vedranno diranno, vabbè, hai preso la patente, non è che hai fatto, però sono molto contento. Sono molto molto contento perché era da veramente tanto che mi serviva di base, non che la volessi, perché se l'avessi avuta prima ce l'avrei fatta a prenderla prima, però è solo negli ultimi anni che mi sono accorto di quanto fondamentale sia avere la patente. Poi non è avere la macchina, ma sia avere la patente, perché non penso di comprarmi adesso una macchina o altro. Dato che vivo a Milano, continuerò a spostarmi con la mia bicicletta. Però ecco, per quando devo andare ad esempio a Cortina o comunque montagna, capiterà che ci ritornerò in bicicletta anche lì, però la maggior parte delle volte adesso ho la possibilità di tornarci, di andarci anche da solo. Raga, non emozionato di più, anche perché sono contentissimo all'idea della reazione che faranno tutte le persone che conosco da questa notizia. Olè! Minchia, però bravo, ma quando cazzo lo oggi? Incredibile, 2031, dai.
dai, altri 10 anni prima del prossimo esame. Indovina un po' che è passato? Madonna, sono contentissimo. Passo tra poco a prendere una macchina, ti avviso. Che domani per festeggiare parto e vado da qualche parte. Buongiorno, io avevo chiamato per una macchina. Guarda, è ancora incelofanata. Grazie mille. Grazie. Spostala un attimo perché il tipo deve andare via. Aspetta, no. No. Che cazzo è? No, vado già in sbatti se mi dici. Sto sudando tantissimo, ho fatto una curva, la mia prima curva l'ho tentato e sono entrato su una strada riservata ad autobus e taxi. Penso arriverà una minuta dopo e verrà poi girata. Ok, insomma, patentato da 3 ore, l'ho già preso la prima multa. Peggio di così non so come sarebbe potuto andare. Io, amici, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a seguire anche le prossime avventure. In descrizione troverete tutti i miei link e i link di Locauto, che tra l'altro ha appena lanciato un contest dove mette la possibilità in palio di vincere una patente, quindi se vi interessa, se volete neopatentarvi, fate swipe up, no, date il link in descrizione. Niente, noi ci vediamo alla prossima avventura o disavventura, no, avventura, dai, speriamo. Minchia, se mi devo grattare quest'oggi, speriamo bene, dai.